In questo video tutorial vedremo come funziona lo strumento Follow Me, seguimi in italiano. Lo strumento Follow Me serve a creare un volume partendo da una superficie e seguendo un percorso costruito ovviamente prima. Quindi disegniamo un percorso che è fatto sia di linee che di curve. Disegniamo poi una superficie perpendicolare a questo percorso, quindi mi metto in questa visualizzazione e prendo lo strumento di cerchio. Lo strumento può funzionare in due modi. Prendo, in questo caso, nel primo caso, prendo lo strumento, faccio un primo clic sulla superficie e poi mi muovo lungo questo percorso, fermandomi ovviamente alla fine o in parte di questo percorso. Quello che ho creato è appunto un volume di questo tipo. Con più precisione posso preselezionare il percorso, andare a cliccare sull'icona e fare un clic sulla superficie. A questo punto, appunto, il volume sarà tutto questo. Lo strumento di Follow Me si può utilizzare sia in aggiunta che in sottrazione. Facciamo questo esempio. Anche in questo caso mi creo una piccola curvatura. Anche in questo caso prima faccio uso la prima modalità, quindi prendo lo strumento, faccio un clic su questa superficie e mi muovo lungo questo percorso, ossia tutto il perimetro di questo parallelepipedo. Per l'appunto questo è un volume completamente sottratto. Con più precisione posso andare anche a fare in questo modo. Faccio un primo clic su questa superficie superiore che mi sta a indicare che il percorso che voglio far fare a questa figura piana è tutto il perimetro di questo rettangolo. Poi vado a prendere lo strumento e faccio un semplice clic su questa superficie.